Buon pomeriggio, diamo il benvenuto ad Igor Nogarotto. Prima di dare il benvenuto a lui, vorrei ricordarvi che il 15 marzo è la giornata dei disturbi alimentari e Igor, ha scritto anche per questa occasione un singolo, si chiama Eleonora, sei normale, però lo chiediamo direttamente a lui. Ciao Igor. Ciao, intanto un saluto a te e a tutti gli ascoltatori. Sì, guarda, questo brano riguarda una storia personale, una storia vera. In quanto un po' di tempo fa frequentai una donna che aveva una figlia che aveva problemi di disturbi alimentari. Inizialmente la madre me ne parlò, ma ovviamente non vivendo quotidianamente la cosa, non potevo rendermi conto di cosa si trattasse. Poi, mano a mano che è andata avanti questa frequentazione, ovviamente sono entrato anche in maniera diciamo più costruttiva nell'ambito familiare, mi sono reso conto di quanto sia gravosa questa cosa, perché va poi a complicare la vita proprio nel quotidiano. Ovviamente quando si dice siamo quello che mangiamo, è un vecchio detto, ma ha una valenza assolutamente corretta. E quindi insomma questa ragazza aveva seri problemi di concentrazione, psichici, fisici, problemi a studiare, a scuola. Poi purtroppo, ahimè, ha deciso un giorno di farla finita perché il fardello che doveva portarsi avanti non riusciva più a reggerlo. Prima di farlo, prima di questo gesto estremo, ha lasciato un biglietto alla madre. La madre, sapendo ovviamente che io sono un creativo, scrivo canzoni, mi ha consigliato questo testo e mi ha detto cerchiamo di fare qualcosa. Quello che è stato è tragico, io ovviamente ho un dolore che non supererò mai, ma tu mi puoi aiutare tutte le persone in difficoltà. Sensibilizziamo sull'argomento attraverso la musica, ovviamente è la mia forma di comunicazione in cui insomma, riesco meglio a trasmettere le mie emozioni, i miei messaggi. E quindi Eleonora è il nome vero di questa ragazza e ho scritto poi questa canzone dove c'è una parte del testo integrale del biglietto che ha lasciato Eleonora alla madre. Perché è un biglietto che Eleonora ha scritto a sua mamma, vero? Sì, esatto. Ok, allora tu hai fatto praticamente questo singolo anche per un messaggio, per lanciare un messaggio, come anche scritto nella recensione del singolo, un messaggio per gli adolescenti, no? Che vanno da una fascia di età. Ci teniamo bassi dai 10 ai 25 anni, e ci teniamo anche un po' alti, che soffrono di questo disturbo alimentare molto serio, vero? Sì, guarda, è purtroppo una piaga, una patologia che ha già nel periodo adolescenziale si può iniziare diciamo, a contrarre, quindi capirai bene una fase in cui sei adolescente, quindi si costruisce insomma, il carattere, una situazione del genere come possa complicare la normale crescita di un ragazzo che insomma, si deve poi confrontare con i primi amori, col mondo del lavoro, con la scuola. Sì, il gesto è stato estremo, è un fatto di cronaca drammatico, però appunto la volontà è di essere propositivi. Cioè, quindi attraverso questa canzone, attraverso la musica, attraverso il video, accendere un po' i riflettori su anoressia, bulimia, obesità, problemi legati all'alimentazione, dei quali si parla ancora troppo poco. Poi immagina che dopo gli incidenti stradali i problemi legati alla patologia dei disturbi alimentari sono la seconda causa di morte proprio tra i giovani e i giovanissimi. E quindi l'occasione del 15 di marzo, che è appunto la giornata in cui diciamo, si celebra, o meglio si ricorda gli disturbi alimentari, abbiamo lanciato questo progetto. Devo dire, sta già avendo un feedback importante, oserei dire clamoroso, perché abbiamo un numero di visualizzazioni del video incredibili. Siamo vicino alle 100.000 in poche ore e questo mi fa enormemente piacere, ma soprattutto mi fa piacere aver ricevuto decine e decine di messaggi da parte dei ragazzi e dei genitori che soffrono questa patologia sui social. E Ecco. guarda, la cosa più bella che mi hanno scritto è Igor, con questa canzone ci fai sentire meno soli. Bello, molto bello. Quindi il messaggio è arrivato ed è quello che volevate, no, Igor?
Decisamente. Io l'unica cosa che posso dire è che non sono un tecnico, non sono un medico, io cerco di parlare al cuore delle persone e se attraverso questo progetto e questa iniziativa anche solo una persona dovesse riflettere, grazie a noi, e magari riuscire a risalire, a riprendere un percorso di vita più sano con l'alimentazione, sarebbe già una vittoria. Di questo video però dobbiamo citare anche gli autori, la regia, la fotografia, la direzione esecutiva. Sì, io ringrazio tutta l'equipe che ha collaborato con me alla realizzazione di questo progetto. Ovviamente quando si fa un progetto non si è mai da soli, no? Cerca sempre di lavorare con dei professionisti che abbiano poi la capacità di trasferire quelle che sono le emozioni attraverso le immagini, attraverso la fotografia, attraverso la recitazione. Io devo dire che ho avuto un team di lavoratori intanto professionali ma anche molto sensibili e, sperando di non dimenticare nessuno, la regia di Simone Gazzola che è stato fondamentale perché ha avuto una grande delicatezza nel creare delle immagini che potessero rendere l'idea del concept, e Stefano Campagna, direttore della fotografia, immagini e la luce delle immagini le dobbiamo a lui, sono meravigliose. Hai citato la direzione esecutiva di Pierpaolo Poggi, riprese aeree, perché abbiamo anche un drone che fa riprese dall'alto, che sono di Antonio Raffanelli, poi abbiamo avuto anche una styling, fotografa di scena, Laura Grossi, e poi l'attrice Lisa Parra, giovanissima, a cui tutti stanno facendo i complimenti, perché ha saputo interpretare in maniera magistrale questo ruolo. In qualche frangente è stata definita inquietante. E io però sono contento di questo perché abbiamo proprio ricercato l'inquietudine. Eh beh. Quando si trasmette un messaggio bisogna anche essere crudi e quindi anche attraverso dei messaggi forti e duri e anche un po' ruvidi si può generare consapevolezza ed è quello che stiamo cercando di fare. Beh, d'altra parte comunque l'argomento è crudo ed è inquietante, quindi è giusto che abbia avuto questa immagine. Di questo singolo poi, anzi questo singolo fa parte di un album che uscirà e si chiamerà Di come donne, anzi di donne, ed è un progetto sociale, ce ne vuoi parlare? Sì, è un concept album completamente dedicato alle donne. Come ti dicevo, microfoni spenti, c'è chi ama il calcio, c'è chi ama le moto, io amo le donne, è una passione proprio viscerale e quindi ho dedicato un album. È stato complicato perché ovviamente raccontare le donne da parte di un uomo, di un maschio, non è semplice, però io ho cercato di essere un narratore. Cioè di raccontare le storie che le donne stesse nel mio percorso di vita mi hanno loro stesse raccontato e quindi attraverso esperienze che ho vissuto come questa appunto di la figlia di una mia compagna che aveva gli studi alimentari, ho parlato di aborto, ho parlato di figli, di nipoti, di mamme, di nonne e poi anche di cose più leggere perché la donna come l'essere umano insomma in generale poi vive momenti difficili ma anche di spensieratezza. Per esempio c'è un brano che si chiama Elisabetta che parla proprio di una giornata in spiaggia al mare, semplicemente questo, proprio il massimo, diciamo, della leggerezza e dove sei completamente lontani da cose più intime e profonde. Nessun brano assomiglia a un altro, infatti qualcuno mi ha detto non c'è uno stile di suoni che si assomigli, e io ho risposto, beh, conosci una donna che assomiglia a un'altra? No, e quindi per ogni caratterizzazione di ogni brano abbiamo cercato testi, sonorità e un modo di cantare diverso, cercando appunto di rappresentare la bellezza della donna anche attraverso i suoi chiaroscuri. Bene, allora bisogna ringraziare anche, leggevo, Cristiano Militello e Fabrizio Fontana di Striscia la Notizia che hanno sostenuto questo tuo progetto. E poi invece, Igor, parliamo della copertina del singolo. Sì, ho voluto fare un omaggio a quello che è sempre stato uno dei miei grandi idoli, cioè Franco Battiato, e ho citato una foto di Sassi del 71, dove lui è appunto seduto su questo divano rosso con questa maglietta British, e l'ho voluta riprodurre, ovviamente non in stampo, non è una fotocopia, ma è una
una citazione, quindi sono io con questa maglietta britannica seduto su un divano rosso, e l'ho fatto perché ho un amore viscerale per Battiato, che adesso purtroppo non riversa in un ottimale stato di salute e che mi ha fatto crescere, mi ha fatto ascoltare la musica in una maniera diversa, in una maniera intensa, raffinata, e mi ha aiutato a migliorare, perché ovviamente mai potrò raggiungere la grandezza del maestro, ma ho per tutta la vita cercato di tendere alla sua perfezione, e questo mi ha aiutato a migliorare passo dopo passo. Bene, grande maestro, quindi un omaggio anche a lui, grande, grande Franco Battiato. Igor, vogliamo dare i tuoi indirizzi social? Sì, è facile trovarmi perché Igor Nogarotto, insomma, sono un nome e un cognome abbastanza particolari, quindi sono solo io, e basta ormai visitarli su Instagram e su Facebook, Igor Nogarotto, o poi se si vuole andare su Google e scrivere Igor Nogarotto Eleonora sia normale, compare subito il video e la miriade di articoli che stanno uscendo in queste ore, e voglio sottolinearlo. In un momento in cui insomma, il coronavirus la fa da padrone sui TG, ovunque si sta ritagliando uno spazio molto importante e significativo per questa iniziativa, e quindi merito ai giornalisti che hanno la sensibilità di capire che insomma non si può solo parlare di quello, ma che con l'incombenza soprattutto della giornata del 15 marzo sia corretto accendere i riflettori su questa tematica, perché bisogna che se ne parli, e attraverso questo possiamo dare consapevolezza della problematica, magari aiutare un po' di più la prevenzione, informare meglio e magari salvare qualche vita. Ecco, e parliamo anche di altro, quindi, non soltanto dell'emergenza italiana e mondiale. Bene, Igor, io ti ringrazio, ti abbraccio e ti auguro buona musica, e naturalmente ricordiamo il 15 marzo, che è la giornata mondiale dell'alimentazione e dei disturbi alimentari soprattutto, no? Esatto, io ti saluto, ti dico che, ti ho già detto altre volte, amo la vostra terra, e ogni tanto vengo a fare un giro perché sono delle bellezze paesaggistiche ed enogastronomiche molto considerevoli. E quindi vorrò trovarvi per godere ancora una volta di queste prelibatezze per il palato e per gli occhi, assolutamente. Grazie, ci fa molto piacere. Ti aspettiamo magari in studio. Volentieri, un abbraccio a te e tutti gli ascoltatori. Ciao. Grazie Igor, grazie a te, ciao. Vorrei essere normale. Vorrei essere normale. Sono stanca di sto mondo, prigioniera dietro a un banco, nel mio essere diversa che attira il tuo sguardo. Cosa ho fatto mai di male? Tu, 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 tu. Vorrei essere normale. Eleonora torna da scuola e non dice una parola. Mangia, si ingozza e poi va a vomitare. E no, 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 non c'è niente da fare. Sono stanca di sto mondo, del mio corpo fuori tempo, vagabonda al tramonto come il sole che si è perso. Io non voglio essere speciale. Tu, 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 tu. Vorrei essere normale. Eleonora torna da scuola e non dice una parola. Mangia, si ingozza e poi va a vomitare. No, 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 non c'è niente da fare. Voglio ancora, sogno ancora il sorriso di mia madre che accarezza la mia differenza e mi dice: Eleonora, sei normale. Eleonora torna da scuola e non
No, 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 non c'è niente da fare.